sono Chiara del blog La cucina dello stivale. Ho da poco attivato il servizio di Push the Green e mi è appena arrivata questa cassetta della settimana e volevo scoprirla insieme a voi, vedere che cosa contiene e darvi magari anche qualche idea di ricetta da preparare con i prodotti contenuti nella cassetta. Partiamo da un bellissimo caspo di insalata, e se non sbaglio insalata romana. Ci sono poi questi meravigliosi radicchietti di campo, io questi li adoro, fatti semplicissimi così in insalata, oppure mi piacciono tanto anche nel risotto, magari anche con un po' di gorgonzola e noci, oppure anche tagliati sempre a striscioline, passati in padella e poi come diciamo, condimento per una frittata, sono buonissimi. Vediamo, poi ci sono delle arance. C'è poi una cassettina con due cacchi mela. Io ho scoperto da poco, mi piacciono così da mangiare tipo appunto una mela, oppure ho scoperto da poco che si possono essiccare al forno o in un essiccatore apposta e li tagliate con la buccia a striscioline, devono essere belli duri come questi, e li fate essiccare nel forno per un paio d'ore. Vengono una sorta di chips come le chips di mela e sono deliziosi perché sono dolci e diventano uno snack comunque sano e molto buono anche per la merenda dei bimbi magari. Ci sono poi due cose nuove. Questa non so se la conoscete, è il topinambur. È un ortaggio che sembra molto il carciofo come sapore. A me piace infatti tantissimo anche questo e ve lo consiglio in una vellutata, magari accompagnato delle patate, che tra l'altro sono anche quelle nella cassetta, oppure potete sbucciarlo, tagliarlo a fettine proprio sottili sottili, condirlo con un filo d'olio, sale, pepe e passarlo in forno. Vi vengono delle chips di topinambur, che è un tubero, e vi assicuro che sono golosissime. Probabilmente riuscirete a farle mangiare anche ai bimbi in versione chips e potete usare le chips anche per condire la vellutata, ce le mettete sopra. E un altro ortaggio che io non ho mai acquistato effettivamente, questo è il bello forse della cassetta di Push the Green, che arrivano delle cose che magari solitamente non acquistiamo, è una rapa bianca che viene definita, chiamata anche daikon, è un ortaggio utilizzato molto nella cucina giapponese. Sarò sincera, come vi ho detto, non l'ho mai acquistato, quindi non so bene come lo potrei cucinare, ma penso che lo proverò anche questo tagliato a fettine sottili e cotto in forno con un po' di spezie, sale e olio. In alternativa potrei anche farci dei bastoncini, magari abbondare un po' più con l'olio e fare una sorta di patatine di questo, che mi ispira tantissimo. E ci sono poi dei mandarini da mangiare così, piacciono sempre tanto, delle pere per farci una torta oppure per farci un porridge con del cioccolato e delle noci magari, e delle mele, anche queste sicuramente finiranno in una torta. Infine delle carote, poi dei bellissimi carciofi, un finocchio, e questo cavolo viola che a me piace tantissimo crudo, oppure anche tagliato a striscioline, saltato in padella con dell'aceto di mele, oltre che sale e olio, e gli dona un gusto davvero piacevole. Lo potete poi utilizzare per condirci un riso, magari con della feta, oppure anche sta benissimo con il salmone. Quindi direi che nella cassetta c'erano tantissime cose buone e adesso vi faccio vedere un po' il menù che ho pensato per la settimana con un po' di ricettine.